Gatto dovrebbe arrivare a momenti. Proviamo Shop Equip 2. Cazzi. Che paura. Partiamo. In questo gioco devi gestire il classico shop medievale dei videogiochi fantasy, dove compri le spade, le pozioni, le armature, ma lo devi gestire tu. Invece di essere l'avventuriero, tu sei chi gestisce il negozio. Ah, character, devo creare un personaggio pelatissimo con la barba. Eccoci qua. C'è la barba. Bel fisichino, tra l'altro. Avvii il gioco. Multiplayer. Ah, aspetta. Bisogna completare il tutorial, ok. Cosa devo fare? Ah, look my fit. Ah, my fit. Ecco qui. Consiglio numero uno, mai rubare tabuli senza chiedere. Ma c'è il tasto suicide, come? Ma ti puoi ammazzare? Puoi morire in questo gioco, gatto? Ho fatto... a quanto... È un'apprezzatrice questa qui? Ma che bello. È proprio simulativo, quindi. Dobbiamo aspettare che arrivi l'acqua. In un secondo, ok? In management house. Dove sarà la management house? Appena fuori sulla destra. Eccola lì. Order arrival. Ah, che bello, ti dà anche il foglio con scritto che è arrivato un ordine. Ed eccola qui. Perfetto, quanto piccola. Poi bisogna pagare pure le tasse. Certo. Voilà. Flip the sign e possiamo aprire. Perfetto. Ok, fatto il tutorial. Finito il tutorial. Siamo pronti? C'è il danno? C'è il danno, perfetto. Ma quindi... Ma anche tu sei questo uomo col cappello. Sì. Siamo uguali. Siamo uguali, no, però io... tu hai la barba bianca. La mia stessa barba. No, la mia barba è giusta, me la sono fatta così io. Ok. Ma tu sei anche tatuato, ho visto. E un tatuaggio sul collo, si vede? Vedi, io ho i tatuaggi sulle cosce. Ma che cazzo, ma le palme, cos'è? La California, cosa ti sei tatuato? Cos'è quello schifo? Che calzini diversi. Allora, la prima quest è: dobbiamo comprare due piedistalli. Piedistalli per le forniture. Due piedistalli. Dov'è il furniture vendor? Scusa, era qua nel tutorial. Vado a cercare il furniture vendor. Eccolo qua, trovato. L'hai trovato? Ecco. Aspetta, ma se io uno. Due ne servono. A te. Te l'ha data la missione? No. Ok, devi farlo anche tu allora, tiè. Allora, uno e due, grazie. Carissimo. Ah, anche il tavolo dobbiamo prendere, però. Un ecco tavolo, qua. Che però... Dov'è il tavolo? È qua. Si mimetizza, ma è lì. Ok. Dobbiamo metterli nel negozio. Place displays into shop. Vai. La mappa c'è? Sì. Gatto, la mappa è gigantesca. Allora, due da una parte e due dall'altra, tavolo in mezzo. Uno qui, gli altri okay, dall'altra parte, gatto. Sì. Ma è rotondo l'esposizione, come sarà l'esposizione? È tondo. No, non è centrale il tavolo. Che tragedie. Posso spostarlo? Cazzo, non posso più spostarlo. Ho fatto un danno terribile. Non me lo fa fare. È tutto sbagliato. Guarda, e non funziona, non è vero. Ecco, l'hai rimusso. Ok. E porca troia, però non c'è. Ma perché l'hai tolto? Quello andava bene. Ma scemo. Mezz'ora adesso. Ecco qua. E vedi che non è centrato, mamma mia. Vai dal lato tuo. Questo è il mio negozio. Aspetta, è difficilissimo centrare le cose. Difficilissimo, sei una sega, sei. Guarda qua, giusto così? Perfetto. Anche il mio. Vediamo. Anche il mio. Ma non è vero, ma che no, schifo. No, è il mio, anche guarda, il mio, anche il mio. Gli spazi che stretti che sono. Guarda qua da me. Ma come si sta bene là. Guarda che non passano da qui. Buonasera. Gatto, non passano da qui, passano da davanti. Ho messo la freccia apposta. Ma io devo invitare il cliente ad avvicinarsi e provare il profumo. Ma quanto è largo questo? Perché deve essere così grosso sto negozio? Dobbiamo andare a ordinare le cose. L'acqua. La water bottle. Le scarpe di legno e la maglietta da povero. Che se c'è scritto? Ah, ecco qua. Full shirt. Okay. Wooden shoes e una water bottle. Ok, dobbiamo solo aspettare adesso. È arrivato il tuo. È arrivato il mio, arrivo. Mi sa che non posso prendere il mio finché non... ma porca troia. È mio. Voilà, vado a mettere la roba. No, quella è la parte mia. No, non è giusto, è giusto. Cazzo dici? Giusto, stai nel tuo. Ha messo male i tavolini, adesso vuole abusare. Ok, scarpe qui. Scusami, ma puoi mettere gli oggetti qua, sia da una parte che dall'altra. Voilà, quindi il tavolo non era da mettere lì. Ma quanto lì, ne vendi tu la maglia da povero? Perché non mi sa 140? No, me l'ha messa da solo. Però profitto è 47 solo. Perché le tasse e tutto il resto è un casino. Però io la bottiglietta la alzerei un po'. 5 la bottiglietta la faccio pagare. Ma sai che cosa? Io la faccio pagare 44. Ma che sei scemo? Vabbè. Profitto 41. Ah, ma le mette tutte uguali, gatto. Adesso anche la mia 44. Facciamo 10. È già aperto, aspetta. Ho aperto io. Sta arrivando un cliente, gatto. Che tra l'altro c'è scritto: vendi gli oggetti ai clienti interagendo con loro. Non lo comprano da solo? Non lo so, adesso vediamo. Non stare lì che la gente poi dopo. Capito? Si salve. Buonasera, signore, vengo. Prego, prego. Guardi che bella maglietta. Il negozio di tutti e due, non fare lo sgaggio. Ma maglietta da povero. Yes, infatti compra che da paura. Me. Salve. Yes. Buonasera, dottore. Signor cappello di paglia, vuole degli scarponcini? No, non gli ficcano. Ha detto OMG. Devo riparare il tavolo dove c'era la roba. Pensate. Sì, è un po' rovinato anche il mio tavolo, effettivamente. Buonasera. Ah, troppo per la bottiglia d'acqua. Guardi, le faccio un piccolo sconto. Non si preoccupi, venga qua. Cretino, abbassiamo il prezzo. Ma che gratis? Venga. 7, tiè. Fai 7. Da 10 a 7 va bene, gatto. E profitto. Ma lui si è infastidito. Sono andati via. È notte, gatto. E sono andati tutti a dormire. Io chiuderei, gatto. Vabbè, niente, dai. Vabbè.
Chiudi, andiamo a pagare le tasse, dice. Yes. Ma adesso dove andiamo a dormire, scusa? Aggiusta le tasse al 15%, c'è scritto. Ma vaffanculo. Andiamo a dormire, come si dorme? Sì. Spider. Ah, guarda, ci sono anche gli animali. Dio mio. Non abbiamo una bella reputazione, comunque, hai visto? Tutta colpa tua, che alzi i prezzi a merda. Secondo me c'è un inn dove possiamo dormire. Sto cercando, infatti, non sto trovando. Di là c'è il fabbro, di qua c'è il cucinatore. Magari c'è, oltre al cucinatore, un dormitore. Sì, ma è molto più gestionale, economico pagarle. Del previsto, sto negozio. Ma io dobbiamo andare anche all'avventura con la spada, eh? Sì, per prendere i materiali, però ancora dobbiamo pagare le tasse, figurate. Fan for the whole family. Ma sei sicuro che si debbano dormire di notte? Secondo me basta tenere aperto. Io ordinerei altra roba, sai? Ordino con i soldi della banca. Voilà. Oh, piano con i soldi della banca, eh? Sono in... Che quello è il conto in comune. Sono in comune? Ti credo proprio di sì. No, ti prego. Ho preso due maglie. Ma porca vacca, guarda. Ne mettiamo una da una parte e una dall'altra, tanto sono in comune. Voilà. Guarda, guarda, vedi? Salve. Anche le 4 del mattino. Stavi distante, il cliente è mio. Buonasera, carissimo. No, no, vai. Ma il negozio è nostro, gatto. Non è concorrenza sleale qui. Ecco, che vieni da me. Vieni da me. Salve. E c'è un altro, vai dall'altro, vai dall'altro, gatto. Il cappello di paglia, ha buongiorno. Comprato la bottiglia. Compri, compri. Solo tossici e prostitute. No. Gatto, tu fai spaventare la gente vestito da omino dei Monopoli. Ha parlato. Quanto fa d'armatura sta roba che abbiamo addosso? Niente, zero di tutto fa. Perfetto. Ma fa qualcosa? È pieno di statistiche, è pieno zeppo. Gatto, sei nudo con i clienti. Ho capito, rivendo. Arrivederci, grazie, salve, grazie, grazie mille. Però è un po' arrabbiato. Gatto, rimettiti i vestiti. Perché c'è la rabbia secondo te? Perché ti ha visto nudo? Gatto, rimettiti i vestiti. Ma li vendo i vestiti. Ma non li vendi, rimettiteli. Facciamo cassa comune poi. Guardi, signorina, compri questa bella bottiglia. Just browsing. Ma sto scema. Che ti colpisco in testa col martello, guarda. Però scusa, a sto punto compriamo altra furniture e mettiamo altra roba, no? Sì, stavo pensando la stessa cosa di aumentare. In realtà già nel nostro tavolino se ne possono mettere due di magliette da infatti, povero, infatti, salve. Salve signorina. Oh, hanno comprato la bottiglia. Manca la maglietta e abbiamo finito. Ma perché si arrabbia? Non vedi che la shop reputation c'ha la rabbia lì? Che cazzo stai facendo? Niente. Però ci sono anche le faccine che sorridono. La pil del negozio sta scendendo perché non abbiamo niente. Dobbiamo comprare. Eccolo. Salve. Ecco qui, un anello. Un anello. Chiede alla sua donna di fidanzarsi. Un paio di mutande. Glielo chiede in mutande. Però shop appeal è aumentato. Ah, forse lo shop appeal cala perché non abbiamo oggetti. Acquisisci. Vado a prendere altri tavoli. Volt 258. Io prelevo tutto perché chi più spende meno soldi. Spende. Vado io. Stai nel negozio che magari rubano questi, io te lo dico. A parte che dobbiamo ordinarle le cose. Ordiniamo red mask, cloth glove, rock on a stick. Hai preso i tavoli e le sedie? Ho preso un tavolo nuovo, non potevo permettermi di più. Perfetto, e prendo anche gli shorts. Ah, posso metterlo solo se piove, se è chiuso. Ok, ho speso tutti i soldi, io te lo dico. Buonasera, chieda a sua moglie di sposarla grazie a questo anello di ferro. L'ha preso! Grandissimo, buona giornata. Signorina, un paio di mutande rosse, qui per lei. Venga! Bravissimo, venditore nato. 5 secondi ti porto altra roba, eh. Oh, c'è dell'immondizia per... Ma chi ha mangiato? Che schifo. Devo mettere il cartello che non si mangia. Lasciamo i prezzi così come sono. No, voilà. Questa maschera da ladro per me va pagata di più. Cos'è sta roba? Ah, la spallina. Sono le spalline per le guardie. Questo? Ma che dovrebbe servire questa cosa? Scusami, che serve sta cosa qui? Quale? Questo? È un'arma. E che dov'è che fa male? Rock on a stick. Se la sbatti in testa è una pietra, comunque. È piatta. È taglia pizza. L'ho comprato. Grandissimo. L'ho comprato. Vuole anche qualcos'altro? No, è incazzato. Guarda che è incazzato. È incazzato? Non lo bloccare. Da fastidio, gatto. Sta arrivando. Salve. Vi faccio vedere indaffarato così. Anch'io, sì. Buonasera. Livello. Lei dei baffi stupendi. Sa cosa si potrebbe abbinare? Delle bene? Spalline. Questo... Esatto. Bravo. Bravissimo. Arrivederci. Buona giornata. Vado a pagare le tasse. Oh no, ne ho pagate più del dovuto. Come? Però abbiamo sbloccato la cucina. Ah, è vero. Cook level 1. Abbiamo sbloccato lo chef, sì. Salve. Che bei capelli, complimenti. Proprio Luigi. Queste qui, eh. Preso. I guanti non li vuole nessuno. C'è ancora un po' di roba da vendere. Che paura, gatto. Vado a vedere se qua come vende della pizza o qualcosa. Sì, perché secondo me gli servono i pezzi di carne, tipo dei lupi, dei ragni. Gli serve il latte e le spighe di grano. Ok, hanno comprato roba. Ma non puoi direttamente farmi il pane, brutto bastardo. Devi pagargli gli ingredienti singoli, mica scemi. No, è solo che se continuiamo a ordinare... Non ho soldi per fare il pane, vedi? Li ho spesi per comprare la roba. Ma che vita di merda. L'ultimo cliente. Buonasera, dottore. Prego, che bei capelli. Qui. Che bei baffi, complimenti. Potrebbe comprare... Cosa c'ha? Dei guanti. Bellissimi. Lei non li possiede, vede? Ne ha proprio bisogno. Qui. Compri dei guanti. Yes. Bravissimo. Arrivederci. Chiudo anche dentro. No. Apri la porta. Sì. Alla grande. Bravo, Pete. Arrivederci. Metti i tavoli. Che metto le maglie. Tipo qua in mezzo. Qui ci dobbiamo mettere la Master Sword, però. Compra delle magliette. È troppo tardi. Allora devi comprare altri tavolini. Qui mettiamo una bella mela.
Ah no, quelle... può... io me ne sono su piedistallo, no. Sì. Merda, anche gli stivali. Vabbè, almeno ce li ho. E compro altre magliette. Ne, posso prendere una. Dai. Quanti soldi hai in banca? Premi tab in alto a sinistra. 91. Allora sì, è in comune. Confermato. Ma io vendo i vestiti, ma sti cazzi. Come si fa a vendere i miei vestiti? Gatto, mettiti la maglia. Non posso. Non si può. Questa la scatola con l'immagine è bellissima, però. Vabbè, apriamo. Apriamo? Ma sì, alle 9 di sera. Cazzo tene. Notte bianca. Ci dicono che nel primo Shop Equip potevi andare a rovistare nei cestini dell'immondizia per vedere se trovavi roba da poter vendere. Subito. Eccolo. No! Era un quick time event difficilissimo. Sì? Ma c'era solo quello di... cosa dell'immondizia. Ci sono delle mene, ma non me ho trovato 49 soldi, minchia. Beh, butta via. Madonna, è quasi quanto vendiamo una roba. Buonasera, dottoressa, prego. Dottor Scotti. Ha visto la maglietta povera? La compri, la compri. Bravissima, yes, grandissima. Bravi, grazie. L'ultima maglietta povera che abbiamo. Perfetto, sono andate... No, ma l'ha rubata? Sorry, not sorry, oh! Oh, coglione! Ruba questo! Ha rubato, gatto? Catroia, arrivo, Non muore, però. Come faccio ad ucciderlo del tutto? È sparito, si è dato la macchia. Ha lasciato la roba qui però. Sorry, not sorry, ha detto il bastardo. La rimetto. Ma adesso è consumata. Volevo trovare un altro cestino perché sono rarissimi i cestini. Per essere così rari la città è pulita, bravi. Beh, cagano dentro il negozio a noi. Pagare tu le cose allora lì. Vado io. Ma che bei baffi, prego. Si compri dell'acqua per bagnarli. Pagato. Compriamo altri altarini. Ah, giusto, hai ragione. Io posso vendere la roba direttamente alle persone. Se ce n'hai in mano, sì. Sì. Goodbye. E infatti mi ha dato uno di 5. Uno di 5 cosa? È la missione: sell item to customers by interacting with them. Ah, cacchio. Salve, vuole del latte? Perché non ne compri 5? Ha comprato dell'acqua, sa cosa ci si abbina? Il grano. Goodbye. Beh, ha funzionato. Vuole anche una mela insieme a quel grano? La voleva. E perché non dell'altro grano? Aspetti. Signore, lei ha dei bellissimi baffi. Prenda del grano. Goodbye. A posto. Una mela? Come faccio a fargli fare 10 pani qua, sto coglione? Ok, dobbiamo ordinare un po' di roba perché abbiamo troppi pochi soldi. Chi è che quanto stai spendendo, gatto? Sto facendo il pane, lasciami fare. Guarda che il pane è il nuovo grano. Eh no, al base lo usi il grano per fare il pane. Degli stivali? Signorina? Perfetto. Grazie. Ok, ho chiuso, così metto i cosi. Ma no, ma mi manca un pane. Ma pezzo di merda, ma mi hai inculato. Voilà, non abbiamo più soldi in banca, gatto. Forza, spendi e spandi. Non abbiamo più niente sui tavoli, abbiamo solo mele. Arrivo, io ho fatto il pane. Ecco qui, il pane. Scusami. Aia, oh. Scusami. Bisogna mettere il pane vicino all'acqua, che così uno si allappa un po' e poi la compra. È diventato un alimentari. Vado alla ricerca di cestini. Tieni occhio il negozio che rubano, Spazzo un po' per terra. Sto facendo più soldi così che vendendo gli oggetti, è incredibile. Mi piacerebbe guardare l'esterno. Non si può, non si apre. Ma questo qui c'ha le treccine. Wow. Breath of the Wild quasi. Per le treccine? E io vado a posarli in banca comunque i soldi così almeno. Vai Monica, è tua Monica. È per te Monica. Bravissima. Salve, vuole del pane? Allora glielo faccio a 50. Ah. Fresco fresco. Oh, l'ha comprato. A quanto l'hai venduto? A 50. Allora siamo noi, ma alza sti prezzi allora degli oggetti, gatto. Se magari siamo stronzi noi, Salve. Hila. Appena sfornato. Thank you. Ma scusi, deficiente di merda. La maglia. Ho tappato. È sua. La misura c'è, il colore... Aspetti, un attimo, se lo devo aspetti, ma non vorrebbe del pane? Yes, ho venduto il pane a 55. Ma io allora, sai cosa faccio? Io alzo i prezzi. Batto le balle, delle mele. Io questi prezzi li posso fare perché ci parlo con l'uomo della strada. Ma stai zitto, uomo della strada. La mela a 15. Esagera sempre, Non la voleva di quel colore. Ma perché cagano spazzatura? Io non capisco. Quanto ci sta mettendo a farmi il ceppellinai qua? Cos'è il ceppellinai? Dobbiamo vendere altre maglie e aumentare i prezzi. Ho preso il ceppellinai. Che cazzo è il ceppellinai? Adesso te lo faccio vedere che cos'è il ceppellinai. Si può vendere dai 126 agli 84. Secondo me, io glielo sparo a 150 a questo qui. Salve, signora, un ceppellinai. 150, appena. Venduto, perfetto. Un omelette. Quanto vuole? $80. Venga qui. Sì, ma deposita in banca. No, no, ne ho 488 in tasca. Sono miei questi. No, cretino. 80 metti... all'omelette. Come 488? Ma mettili in banca, ma cretino. 568 soldi in tasca. Sono ricchissimo io. Gatto. Sto deficiente. Senti come rosica che io sto facendo i soldi con l'industria del pane. No, abbiamo sbloccato il blacksmith. Vai. Ok. Abbiamo una nuova industria. Così finalmente. E finalmente, perché sennò. No, costa 142 l'accetta. C'è un sacco di roba. L'arco, la pala. C'è un sacco di roba. Prendo il
il piccone. E una shovel. Adesso vediamo una pala e un piccone anche. E posa i soldi. Non li ha ancora posati. Non posa i soldi. Però ha pagato. Cioè, ecco qua. Visto? Grazie, bammete, signora. Bammete. Abbiamo venduto quasi tutto, eh? Io ho pagato anche le tasse. Adesso devo ancora depositare. E ho in tasca 979. Paga tutto tu a sto punto. Eccolo là. Sapevo. Per forza. Gatto, no. gatto la porta, gatto. Scusami. Gatto la porta. Guarda, questo è Rufy. Questo è veramente è Rufy. Quello di paglia. Lisa Stampo. Rufy. Vieni qua. Ma lascialo comprare l'acqua. Lisa Stampo. Bastardo! Che fa la ruba! Bastarda, qui lascia le cose. Sto scemo di merda. Stronza! Non ne posso più dei malavitosi come voi. No, adesso basta, eh. Adesso basta. Abbiamo il diritto di difenderti. Dove vado? Alla polizia, dove sto andando? Probabilmente ti si rompono i tavoli e sparisce, te lo devi ricomprare. Sì, ma non... Scema di merda. Non serve... Guarda! Chi è? Madonna, che... Mi spaccano i tavoli perché non gli piace la roba, sto scemo. Bastardo, guarda che rubano tutto adesso, eh. Non possiamo adesso pagarle vedrai, due cazzo di guardie. Ma posa i soldi in banca, così almeno possiamo acquistare roba. Sto cercando il fabbro, l'ho perso, un attimo. Compro la spada e abbiamo fatto. Ecco, 750, mia. $750? Ma l'hai comprata per usarla tu? Qualcuno ruba. Questo ha speso tutti i soldi per comprarsi la spada lui. Certo. Tu gestisci un negozio. Gestisci rubano, un negozio. Rubano. Con il martello, basta stare lì col martello. Scemo qua, di me. Voglio vedere se qualcuno ruba. Ma è gonfiabile. Che cazzo hai comprato? No. Coglione, quanta vita! Allora, visto che sei furbo, vai a ammazzare i ragni. Dove sono i ragni? Devi uscire dalla città. Ho paura, non voglio andare fuori. Ah sì, ci sono i crab e gli spider. Andiamo assieme, vieni. Chiudi. Aspetta che okay. A questo qui però la vendita gliela do. Aspetti, scusi. Allora, questo qui, 150, tutti miei. A lei. Fatta, venduto. Andiamo. Okay. Si può uscire fuori città? Aspetta. Pick up, boh. Prendi l'arco. Ok, l'ho preso. Vediamo. È aperto. Perfetto. Aspetta che ti dice dove sono i ragni. Sì, sono qua. Sì, esattamente lì. Sì. Mamma mia, bisciottati, ste merde. Ti droppano uova di ragno? Aia. Però non è che sei in fin di vita, eh. Come sono in fin di vita? Hai ragione. Allora mi mangio un uovo di ragno. Oddio, no, sono morto. Tu sei un imbecille. Tu sei un deficiente. Ma quindi... Ma che cazzo hai mangiato? È l'uovo di ragno. Ho visto. In un sacco di giochi è buono e nutriente. Ma leggi, magari te lo diceva pure. Vabbè, sono qua. Certo, ho mangiato... Era in fin di vita, ha detto mangio un uovo di ragno ed è morto. Perché non ha letto che era velenosissimo probabilmente. Ma cosa ne sai? Don't seem safe to consume. Va bene. Non sembra. Ma ascolta, andiamo ad ammazzare i granchi. Vieni. Che... Ok, arrivo. Porca puttana, ma è fortissimo. Lascia perdere, va. Il granchio, arrivo. No, ma togli un po'. Mamma mia, ma massacrato. Lascia perdere i granchi. Non ti avvicinare. Sono come quelli di Fallout, per carità di Dio. Andiamo via subito. Oddio. Questo arriva in città, io lo so. No, ognuno uccide. Ma porca vacca, sto aspetta. Se lo portiamo dalle guardie in città e facciamo come le World of Warcraft. Insomma, è un boss di zona questo. È veramente uno, gli togli. Qua. Vai. E la guardia sta guardando me. Oh, guardia! Non funziona. Non funziona. Che sto facendo una strage in città, ci ammazza tutti. Agro. Gli tolgo 5 con la spada. Sono morto, però, dai. Sì, che tragedia. Abbiamo rovinato una città intera. Hai perso il cappello e le mutande. Che succede? No, come? Dov'è? Hai perso il cappello e i pantaloni. Ma quindi c'è... Che è successo? Vado a raccogliere la roba nei bidoni io. Ah! Che male. Ho fatto un errore madornale di calcolo. E si avvicina in maniera misteriosa. Lascialo. Tiro l'occhio. Se perde l'agro. Scavalcato. È un monster truck. Gatto, tiralo. Ma perché? Agralo. No. Veloce. Vediamo il cecchino. Arrow. Minchia. Perché se lo distrai io gli do la botta e gli tolgo 5. Vai. Dai che gli togliamo 6 a botta. Vai. Ancora. Che ritiro. Aia. Sei morto? Adesso torna nudo, guarda. Io lo so che torna nudo. Vabbè, facciamo così. Lo raffichiamo di frecce. Cazzo, se lo uccidiamo qua ci dà un premio. E nessuno ci sta dicendo nulla. È diventato un altro gioco. A sto punto apriamo anche il negozio. Tanto siamo qui. Vai. Apri il negozio tu che sei lì. Abbiamo un guadagno da tutto ciò. Se vedi qualcuno correre, mi raccomando, dimmelo che vado a ucciderlo. No, figa, lo sciotto. La gente è contenta. Ha comprato. Passa sopra le persone, incredibili. Parte la musica quando carico l'arco, mi fa ridere. Dai, guarda, che ci siamo, praticamente. Fa ridereissimo. Ogni volta che carico. Dai, gli manca un sesto. Sto veramente spaccando le dita. È la cosa più difficile che abbia mai fatto quest'anno. Ti giuro. Dai, che gli manca poco. Finiscilo con la spada a sto punto. Gli togli 5. Ma sei scemo, che appena mi tocca mi uccide. Hanno comprato? Dai, ci provo. Vai, ho preso l'agro. Vai, gatto, è tuo. Eccolo lì. Che cazzo, però. È morto? Gatto, è morto, sì. Ma anche io sono morto. Che sfiga. Che sfiga, stronzo di merda. Dai, non ha droppato nulla.
Come? Però è pulito il negozio. No, è vuoto. Non c'è più nulla. No, in realtà abbiamo venduto tutto. Guarda, 2100. Bomberoni. Molto, molto carino. Se ti ci metti, può essere interessante. Poi abbiamo giocato sbagliato. Siamo andati contro i nemici di livello altissimo. Che bello, però. Chissà se avrà salvato tutto quello che abbiamo fatto. Non so dirti. Va bene. Grazie mille, ragazzi, per essere passati. Ciao.